Allora, raga, andiamo avanti. Vabbè, ho Cavolo, battuto quel sei boss lì, buono. maledetto, nel video precedente, nella partita precedente. Ora sono arrivato qua, sono caduto praticamente Scott, nel settore forgive me. ricerca. C'è un po' di gente con cui parlare, soprattutto quella più importante è lei, quella che adesso appare con noi tramite ologramma, che mi dà l'indicazione su quello che devo fare. Sentiamo lui che ha da dire. My little girl. I don't know what to do. Please. Hey, you all right? What happened? I lost her. I lost my little girl. We were attacked in the corridor, and now I'll try to find her, but I need you to calm down. Do you have any idea where she could be? I don't know. Maybe my office. We didn't get far. She could have run back. This is the key code, please. Please, Maddie is all I have. Guess you also have no idea what's going on. No. I thought it was just me. That something was wrong with my neural link. I passed out. And the hallways, the labs, all empty. It was like we woke up in a nightmare. Okay, calm down. Alec. My name is Alec. Look, I just need to find her. She's all alone. Ok, I'm sorry, but I devo have to trovare leave. sua Wait, figlia, where are you quindi. going? E hanno avuto problemi tutti col collegamento neurale, qualcosa del genere. Terminale di comunicazione, adesso c'è lei. You seem to have a knack for ending up where you're not supposed to. How did you get into R&D? That's a restricted area. You need to leave before security shows up. How are you holding up? You all right? I don't know. I wasn't trained for this. Whatever happened has affected the whole network here. It's all linked. Every system is joined to another and another. I'm scared. I'm just hoping someone in management can help us. Nulla di Ok, che. I'm on my way. I'll be waiting. Sono caduto qua e devo uscirne. Poi qua c'è una nuova arma. Eccolo qua. Questo qua sembra figo. Impatto, danno 49, medio, medio, elevato. Questa qua è un'arma che è media tra le due. Cioè, questa qua è molto lenta, fa tanto danno. Mentre invece l'altro, questo, il bastone, è molto più veloce. Anche se qua dice basso, medio, però, secondo me. Comunque, questo qua, medio 49, non l'ho ancora sviluppato, Quindi, una volta sviluppato, potrebbe dare grandi soddisfazioni. Così mi curo, posso salire di livello. Ok, così arrivo al 50. Depositiamo tutto. Magari diamo una sviluppata a questo, lo mandiamo al livello 2. Se ho gli strumenti per farlo. No, ah no, perché me ne servono 8000. E poi mi serve la lega di tungsteno per portarlo al livello 3. Lui, questo qua è già al livello 2 praticamente, già sviluppato. Ok. Be careful out there. Ok, raga, allora ci facciamo un giro, troviamo il modo di uscire da qua. Io controllo sempre tutti gli angoli possibili perché dovrebbe sempre esserci qualcosa di raccoglibile. Difatti, vediamo se riusciamo a. Ok. Nuovi nemici o sempre gli stessi? Sempre gli stessi. Vabbè, quell'affare lì volante. No, volevo fare la combo, vediamo. Boom.
I must say I'm surprised management was able to send someone over for the inspection, given the, circumstances. Well, anyway, I'm Dr. Gene Barrett, project lead on Utopia, head of R&D. Apologies, of course you know all that. So, let's get straight down to business then. We'd hate to waste your time now, wouldn't we? Please, take a look around. You'll find everything's in order. I'll just prepare everything for our little chat. Mi convince sto tizio. Qua non si passa. Devo andare gli attacchi pesanti con sto tizio. Devo un attimo prendere nuovamente confidenza con la mia arma. Perché ok, ho raccolto la mia roba. Allora, vediamo un attimo, perché ho qua 9, qua c'ho il... ok, perfetto. Ah, ma io non ho la cosa che mi cura, ho quello che potenzia i miei attacchi. Perché la cosa che mi cura qua... come impianto non sarebbe malvagissimo. Quasi quasi vado un attimo, raga, torno indietro, vado a riequipaggiarlo. Perché ho cambiato il perk, io avevo il... che cacchio? Ah, perché ho spaccato quelle cose? Mi ha avvelenato? Io avevo il perk. Quello che... quello che praticamente ogni... quando ricaricavo la barra blu, quello dell'energia, praticamente mi curava. E sinceramente non mi dispiace quel perk. Anche se non so se ci arrivo con i punti. No, però sì, dovrei farcela. Allora, salvavita, questo qua magari il salvavita si può anche cambiare. Allora, magari potrei utilizzare questo, salute ripristinata, rigenera la salute quando si eseguono i colpi di grazia, che non è male. Ok, siamo ritornati all'area, quella ancora da esplorare, eh? Vediamo un attimo. Quello protegge quello. Questo forse non mi vede. Sono più tosti, o sbaglio? Sembrano un pochino più tostini. Questo è un robot. Ah, la nube tossica, porca vacca. Allora. Ehi. Oh. No, però il perk è quello che mi cura. Forse è importante. Perché non partono tanti colpi di grazia, quelli col quadrato. Quindi magari rimetto il perk, quello di cura. E al contempo rinuncio a un po' di salute qua per mettere quello dei colpi di grazia. Così mi posso curare io autonomamente oppure ripristino la salute una volta che eseguo i colpi di grazia. Proviamo così. Vediamo se può funzionare. Al massimo ricambiamo i settaggi. Allora raga, io contro questi mi sto trovando molto meglio con l'altra arma. Questa qua è pesante, però mi sto trovando molto meglio.
riesco a coglierli di sorpresa. Gli faccio una serie di attacchi fatti bene. A parte questo che... Però una volta che inizio la serie li blocco definitivamente e li faccio malissimo. Molto meglio, molto 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 meglio con quest'arma. Questo vabbè, ma lasciamolo lì che tanto chi se ne frega. Allora, nuovi messaggi. I can't with good conscience continue. We need more time. But they say we always say that, mainly because it's true. Utopia is a better solution in the long run. It doesn't have the side effects of resolve. Well, not exactly true. It has one large cataclysmic side effect, but instead of taking years, it's immediate. There's no stopping them though. Those people, those poor, poor people. We're meant to help them, right? That's our job. Otherwise, what's the point? Ho fatto qualcosa, ma non ho capito che cosa. Poi ho surriscaldato quell'affare, ma che cosa ho fatto? Questa porta resta comunque chiusa. Niente. Forse ho aperto questa. Nuovo impianto rigeneratore plasmatico, accesso negato. Non resta che intraprendere questa via, non credo che... Non ha... Ma non ha punti di abilità, tizio? No, 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 vabbè, non mi ero accorto che mi stava flambando, pensavo di aver levitato. La solita speedrun per recuperare il più... No, no, ho perso tutto, raga, ho perso tutto, mamma mia, erano 10.000 punti. Ma il problema è perché ho spaccato quella vetrina che... mi ha tipo congelato, non ho capito che cosa è successo. Ma questo con una flambata mi ha annientato. Che palle. Cioè, questo è stronzo come tutti gli altri. E perché sto facendo tutta questa fatica per abbatterlo? Non riesco a capire. Attrezzatura braccia ad alto rischio. Ok. Nel frattempo ho perso una marea di crediti per far fuori sto tizio. Qua si sale. Questa qua sembrava tipo una via segreta, magari. No. Qua è chiuso. Qua è chiuso.
No, non si distrugge. Qui c'è un'altra porta, però è solo per il personale di sicurezza. Quindi niente, avanza. Sto recuperando un po' il... Che? Vaffanculo. Non è che qua sopra no, non posso salirci. Oh! Questi qua sono stronzi perché sembrano handicappati. Poi all'improvviso ti fanno degli scatti allucinanti. Qua è chiuso. Che c'è scritto? Frankenstein, you are next. Frankenstein, tu sei il prossimo. Io non sono Frankenstein. Kill the freaks. Uccidi i pazzi. Qua è aperto. Oh, questo non me l'aspettavo. Qua c'è un altro ascensore. Allora un attimo, vediamo qua che succede. Sovraccarica. Ok, cosa ho fatto? Non so cosa ho sovraccaricato. Dovrei seguire i tubi, ma non ho la più pallida idea di dove vado. Ah, ho aperto questo. Ok, qua c'è un'altra strada. E a questo punto seguiamo questa strada alternativa, vediamo. Vediamo dove conduce. C'ho un po' paura. Ma non vedo niente. Oh! Sono ritornato qua? Oppure... No, qua non ci sono mai stato. We're definitely getting there, but the shock to the brain, whether psychological or by surgical trauma, is still unpredictable. At worst, they're psychotic. At best, the mental capacity of a 2-year-old. I don't know which is worse. Once they're in that body, the power is truly frightening. The good news is that the organic machine interface is working perfectly. Hanno fatto... Oh. Oh. Aia. Un attimo, è troppo veloce. Allora proviamo così. Cacchio, era un Terminator. Oh! No! Warning. Assets have been released from containment. Please follow fatto malissimo. The emergency protocols and proceed to the nearest secure area. Ma ha fatto malissimo.
Ah, ma ho capito, raga. Qua sono dove si era chiuso lo scienziato. Sono praticamente ritornati indietro, se non sbaglio. Eh sì, quanti punti? 11.000 punti. Mi conviene quasi andare a scaricare i punti. Forse. O forse rischiarmela. Praticamente qua ritorno indietro. Allora, non sono tornato indietro, ho ripercorso tutto il percorso. E se prima ero andato di qua, adesso vado da questa parte. Dovremmo ritornare sulla strada principale. Abbiamo ancora due vie qua. Se questo mi porta giù, forse mi conduce a una specie di scorciatoia, credo, che dovrebbe condurmi a sì. O no? Sì, sono ritornato alla base. Sono ritornato alla base, ottimo, così posso scaricare tutto e ricaricare i medikit. Ora possiamo continuare. Senza paura perché non c'è nulla da perdere. Quindi ho lasciato giù tutti. Tutti gli scarti. Attacco lanciafiamme. Con la cerchiamo per il robot. Ok, allora ripassiamo a questa, che penso sia l'arma migliore per queste. Loro sono pesanti e noi li abbattiamo con un'arma pesante. Allora, di qua no, di qua non si può passare. No. Eh no, io non vedo niente. Oh. Un attimo. Se vado di qua. Ok, mamma mia che paura, raga. Non vedo nulla. Vabbè, ma io. Però è strano che io non abbia ancora trovato l'armatura, quella che. Ah, di qua, se mi butto giù di qua, non scendo più. Credo. Lì è possibile sovraccaricare qualcosa. Ma qua sono tipo tornati indietro. Facciamo così, va? Vediamo su di qua o giù di qua. Oh merda. Dove cavolo sono finito? Qua apro questa porta. No, però come faccio ad arrivare fin là? Però se, questo qua si spacca. Dovrei rifare nuovamente tutto il giro per arrivare su lì e fare un salto, però mi sembra bizzarra come cosa. Forse dovevo combattere quel robot. Allora, dovrei ritornarci un attimo indietro, lo vediamo. Ok. Pensiamo a lui intanto.
Allora. Beh, adesso non posso far altro che proseguire da questa parte. Qua. Tutto bloccato, però posso mandare il drone, ok? Ho aperto questa porta. Attenzione. Questa è una nuova area. Credo. Sì, questa è una nuova area. Allora, andiamo a vedere qua dietro. Cosa si nasconde? Forse una via d'uscita. Però se questo inizia a flambare qua. Tanto prima o poi devi ricaricare, zio. No, vabbè, dai, che palle. E crepa. Ah, ma io praticamente ho capito cosa ho fatto. Ho aperto tipo tutte le porte. Mamma mia, non vedo nulla. Raga, io non vedo più una sega, non so dove. Dove cacchio sono finito? Aiuto. Basta. È tutto buio, non si vede più niente. Ma io è possibile che non ho ancora. Boh, sto andando da qualche parte, ma. Ma dai, come cavolo faccio? Cioè, io non ho ancora trovato una fottuta armatura con della torcia. Con una torcia, boh. Sono bloccato. C'è questo distrutto. Porca puttana, dove cacchio? Aspetta. Un ascensore. Delle luci. Qua perché ho premuto sto interruttore qua mi ha fregato. No, qua ci devo ritornare con una torcia perché c'erano anche delle stanze là dietro. E ci devo ritornare con quando prendo l'armatura con la torcia. Ci ritorno. Ok, oh, eccolo. Ah, lui c'ha pure il robottino che lo protegge adesso. Cioè, dimmi te se è fattibile passare di lì. Secondo me è poco fattibile. Proviamo ad andare da questa parte, magari se riesce a fare il giro in qualche modo. O si scende. A meno che lui non mi insegue, ecco. Sì, però se vola questo. Bravo, il mio amico robot. Ok. Oh! Ma guarda te, quando esplodono mi fanno male. Queste cose non le avevo capite. Ho recuperato i miei scarti tecnologici. No, vabbè. Ma scusa, ma che cazzo vuol dire? Ma che cazzo vuol dire? Quindi non quando muoiono, ogni tanto flambano loro. Li devo allontanare. Mamma mia, sta diventando difficile sto gioco. Ok, allora ho recuperato gli scarti.
c'è un piccolo problemino, data la quantità di nemici nell'area. Adesso provo a gestirmela un attimo, perché poi raga, cioè, ditemi voi se sto gioco è normale. Allora, portiamo a casa la pellaccia. No, non posso perché sono bloccato qua. Allora, facciamo così. E lui muore. Ok, e ora muore anche lui. Ci curiamo. E forse ce l'abbiamo fatta. Poi chi resta? Quello flamba, ok. Quello lancia le granate. Quindi... ho capito, ma... raga, con un colpo mi fanno fuori questo, eh. Cioè, con un cacchio di colpo. Meno male, ce l'ho fatta. Sono ritornato qua dietro praticamente. Quanti punti... quanti ne ho? Ne ho 13.000 di scarti. Ho accorciato nuovamente le distanze, quindi... il percorso da seguire è lì più a sinistra. Allora, andiamo a recuperare, a scaricare tutto quanto. Allora, mettiamo questo che l'ho appena sbloccato. Questo mi dà ancora più salute, quindi come cosa è piuttosto interessante. Questo qua mi dà 21% di resistenza, io lo toglierei, metterei il perk, quello, perché lo sostituisco con quello che mi cura, il solito, quello che sto usando praticamente sempre, quello che quando carico la barra blu poi mi dà anche energia. Ok ragazzi, è arrivato anche il momento di costruirmi qualcosa per il braccio, perché io... ho giocato attrezzatura per braccio alto rischio, ok. Ho praticamente giocato finora. Perché non me lo fa equipaggiare? Ah no, ma io ce l'avevo già l'attrezzatura. Che pirla. Vabbè, niente, equipaggiamo questa, aumenta la mia difesa. Che vabbè, non è male. Ok. E va bene raga, ci vediamo al prossimo video. Io come sempre spero che questo vi sia piaciuto. Andiamo avanti nel prossimo video. Un bel piacere, iscrizione al canale se vi va e bella.